Questa storia di Parigi che tu hai fatto benissimo, Grazie. io però la mia impressione è la perplessità, rimango perplesso, molto perplesso, e quando sono perplesso non posso dire nulla se non sono perplesso. Quindi queste cose sono più grandi di me e voglio prima metabolizzare, anche sapendo che l'informazione che ci arriva, a parte la tua che è stata bellissima ed eri presente sempre, hai fatto un lavoro bellissimo, ma l'informazione che arriva in Italia, arriva in Europa in generale, è una informazione in cui non credo più. Quindi sono scettico e sono diventato molto cinico sull'informazione. Vado sempre a guardare, a girare. A guardare cosa c'è dietro, il perché viene fuori questo piuttosto che questo. C'è un sacco di modi oggi di manipolare l'informazione e l'opinione pubblica. Oggi assistiamo che l'opinione pubblica deve aver paura e la mia paura personale, quella che ti posso dire, è che instaurino il Jobs Act in Italia. Il Jobs Act, scusa, il Jobs Act c'è già, no? Il Patriot Act. Il Patriot Act vuol dire una sostanziale limitazione delle libertà individuali. Questo mi spaventa. Mi spaventa molto, mi spaventa una polizia molto più presente, l'esercito, la limitazione delle tue libertà. Io che faccio satira, che sono per la libertà assoluta di qualsiasi tipo di pensiero, ci stiamo preparando un mondo dove questa cosa sarà sempre più poi limitata. Oltretutto io che ho fatto satira in televisione, io sono anche quasi a favore a volte della censura. La censura ti dà modo di acutizzare, di cercare in forma intelligente, di aggirare l'ostacolo. In Unione Sovietica la Pravda era il giornale ufficiale, c'era solo la Pravda, ma il giornale più letto era il Washington Post. Cioè, quando tu devi aggirare un ostacolo che ti proibisce questo ostacolo di avere una visione globale della realtà, ti dai da fare e aggiri l'ostacolo. Questa era la censura. Scomparendo, apparentemente scomparendo, e di fatto è cambiato, la censura è molto più grave adesso, perché c'è molta più manipolazione, bisogna trovare altri sistemi per andare a ricercarsi la verità. Quindi io invito tutti i cittadini a essere curiosi, non stare lì seduti a guardare o a leggere un giornale o a vedere i servizi dei TG, andate a vedere oltre, guardate dopo, fidatevi di qualcuno e andate, siate curiosi, siate giornalisti di voi stessi. Questa è la mia impressione, poi non do giudizi su queste cose. Siamo qui a Strasburgo anche per il discorso conclusivo del Presidente del Consiglio Matteo Renzi sul semestre di presidenza italiano. Che cosa le è parso di questo semestre di presidenza? Io posso farti prima una così, sono entrato lì e non vengo mai, mi invitano e vengo. L'aula si è un po' vuota così, e questo non sentivo bene, non si sente bene l'audio. Vedevo la faccia, l'espressione, ed è molto interessante guardare Renzi senza audio, guardare la faccia. Allora, da lì ti accorgi della. Mentre Berlusconi mentiva e credeva nella menzogna, ci credeva talmente forte lui che ti trasmetteva questa verità finta, lì siamo proprio nel mentre si parla, mentre parla, cercare la scappatoia, la via d'uscita, la parolona, una parola tira l'altra. Allora sentiamo parole molto imponenti. E queste riforme, ho sentito la parola riforma mille volte, vedi, la riforma è una trappola, perché mettere nel PIL la droga e la prostituzione è una riforma, loro la spacciano come una riforma, abbassare il salario delle persone col Jobs Act fino a estremi salari è una riforma, permettere l'evasione fino al 3% del fatturato è una riforma, allora se tu protesti su queste cose, sei contro le riforme. È semantica anche spicciola, da primo anno di università di marketing. Quindi ho sentito in questi semestri, questo libro bianco, perché non c'è nulla. C'è questa compressione del nulla che ha riempito un vuoto di 6 mesi. L'Italia non ha fatto solo. In Italia poi non ne parliamo, tutti i parametri sono peggiorati. Guardiamo negli ultimi 6 mesi l'Italia. PIL è andato su 74 miliardi rispetto al mese dell'anno precedente. La disoccupazione è quasi al 13,5%, per non parlare quella giovanile in meridione che supera il 50%. Guardiamo tutti gli altri parametri. Vediamo il
non so, le imprese ne chiudono due all'ora. Cioè, non c'è un parametro, i titoli nostri, secondo l'ultima valutazione, sono leggermente superiori ai titoli spazzatura. Presidente del Consiglio Matteo Renzi, nel suo discorso di oggi ha anche pagato un tributo al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Io volevo chiederle, quando lei vide per la prima volta Napolitano durante le consultazioni, uscì e disse: non è mica male questo qui. Ecco, che cosa è cambiato in questi ultimi anni? Avevo detto anche su Monti, se ti ricordi, perché dopo Berlusconi mi sembrava che non è mica male, poi è stato ancora peggio. Cioè, ormai la mia dote di capire a chi ho di fronte, sai, una persona molto anziana, generalmente una persona molto anziana è saggia, cioè di per sé è saggio, invece ho confuso la saggezza con la furbizia, ho confuso una persona, la galanteria di una persona invece con una tattica politica. Ci troviamo in queste condizioni e una delle maggiori responsabilità ce l'ha lui con le larghe intese, e vorrei sfatare questo mito di Bersani che voleva fare una che mi dicono che noi non abbiamo accettato, allora siamo la causa di tutto questo. Bersani non ha mai voluto governare con noi, l'ha anche dichiarato in televisione, voleva 12-13 senatori per fare un governo di maggioranza di centro-sinistra. Come? Se avesse voluto, se vi avesse cercato con delle proposte serie? Ma le proposte le ha fatte, non erano serie, gliel'ho fatte io le proposte serie, gliel'ho fatte io a lui con un video, lui non è venuto da me, è andato dai capigruppo in Parlamento con uno streaming, e non è venuto dal capo politico, io diciamo che non mi piace questa parola, ma avrebbe dovuto chiamarmi e dire: senta Grillo, ci vediamo un attimo e vediamo un po' di fare delle cose, beh, facciamo uno streaming io e lei, benissimo. Allora, io le avrei detto quello che l'ho detto nel video, togliete, date indietro, faccio un assegno postdatato di 48 milioni di euro, noi l'abbiamo fatto di 42 milioni, in un momento così ridate i soldi, facciamo l'incandidabilità di Berlusconi, c'è già la legge, la portiamo insieme, facciamo il reddito di cittadinanza, non è abbastanza di sinistra il reddito di cittadinanza, salvare gli ultimi? Ha detto: facciamo la legge anticorruzione insieme, quattro cose. Legge anticorruzione significa non prescrizione per i reati patrimoniali, il patrimonio pubblico, imprescrivibilità, non si prescrive mai il reato, e se hai dato la tangente la ridai doppia, rimetti il falso in bilancio come reato. Quattro cosine, le facciamo insieme. Non ha risposto. E col PD di Renzi è ancora più inimmaginabile. Ma no, il PD non è più, PD non è niente, non è niente, non c'è più, è un leader senza base. Noi siamo una base senza leader. Lui è un leader senza base, non c'è più, vedi, i cinesi, portano i cinesi a votare, portano i pensionati, per le europee hanno portato nei ricoveri, gente che non sapeva neanche assolutamente cosa avrebbe votato, cioè, la gente non va più a votare, si è distaccata dalla politica grazie a queste persone. Il Movimento 5 Stelle fa una grande rivoluzione, una sola, guarda, una. Inseriamo una classe politica nuova, onesta. Sembra banale, ma la persona onesta poi per osmosi si circonda di persone oneste, così come il disonesto. Bisogna partire da lì. Ora, io non sono migliore di te o migliore di qualsiasi altro perché mi reputo più onesto. Io non mi reputo più onesto. Io ho un tic. Il mio tic è che lo sono così. Non posso farne a meno, non riesco a fregarti di nascosto, non riesco a dirti una cosa e poi farne un'altra 5 minuti dopo come Renzi. Tornando alla... Ecco perché io non ho parlato con lui, perché bastava guardarlo in faccia, sentire questa mano che ti stringe, che capisci che non arriva né dal cuore, né dal sentimento, né la forza, non c'è l'uomo lì dentro, no? Quindi io ho evitato che mi facesse la lezioncina del mio programma. Ma neanche, per esempio, sulle questioni della scelta del prossimo Presidente della Repubblica potete pensare di parlare con il PD? Abbiamo un silenzio, come posso dire, orgoglioso silenzio. Lei dice che non vuole dire niente, però qualcosa in parte l'ha già detta, per esempio su Prodi bocciando la sua potenziale candidatura, anche se Romano Prodi, quando ci furono le ultime Quirinarie, entrò nella rosa dei 10 nomi che gli elettori dei 5 Stelle scelsero. Non decidiamo nulla.
queste persone stanno girando, vanno da Putin, vanno da Obama, vanno da Hollande, vanno in giro a vedere se sono graditi. Se sono graditi a loro, decideranno di fare un candidato, almeno come agiscono oggi i partiti destra e sinistra. Noi siamo fuori da questa logica. Innanzitutto tutte le nostre decisioni saranno condivise in rete, ma per adesso io preferisco personalmente non dare nessun tipo di indicazione. Ma il cittadino Beppe Grillo, che idea ha, che tipo di Presidente della Repubblica vorrebbe? Guardi, io ci ho pensato, ma vediamo che caratteristiche non deve avere il Presidente della Repubblica. Perché il Presidente della Repubblica ha delle facoltà e ha una posizione un po', forse troppo. Scioglie le Camere regionali, scioglie le Camere, è capo delle forze armate, quindi può dichiarare guerra a un paese, può capo del CSM, nomina i senatori a vita, 5, quindi può creare una maggioranza su certe leggi, a volte certe leggi passano per il voto di 2 o 3 senatori a vita che ha nominato il Presidente. Io toglierei queste possibilità, toglierei il reato di vilipendio e tornerei a fare un paese civile dove il Presidente ha una carica onorifica al di fuori delle parti e non firma qualsiasi cosa, non firma tutti i decreti governativi, perché il decreto legge è una forma di emettere una legge straordinaria, non ordinaria. Qui hanno esautorato il Parlamento non delibera più, fanno solo decreti legge, ci obbligano a firmarli o a uscire dall'aula, dove nel decreto legge hai tempo 4 ore per firmare, c'è il comma 7 che modifica il comma 19 della legge 15, vai a vedere, dentro c'è il femminicidio e c'è la legge sull'IMU, insieme. Se voti no al pacchetto, facciamo i pacchetti nella legge per fare i pacchetti agli italiani. Noi non ci stiamo a queste robe qua.